Davvero stavolta l'hai proprio fatta grossa Edward, disse zio vania addentando una spalla di cavallo. Me l'hai già detto, ribatte Edward. Ma non hai saputo cosa dirmi, cosa c'è di sbagliato nel progresso. Tu lo chiami progresso. Io la chiamo disobbedienza. E tu non hai ancora risposto alla mia domanda. Perché non dovrebbe far parte dell'evoluzione anche la scoperta del fuoco, come l'allungarsi del collo della giraffa o la scomparsa delle dita dei cavalli? Immagino che se i ghiacci arrivassero fin qui, io sarei in grado di farmi ricrescere la pelliccia, ma chissà quanto tempo ci vorrebbe. E se poi tornasse a far caldo, occorrerebbe un'altra era di stenti per riperdere il pelo. Bisognerebbe potersi togliere e rimettere la pelliccia quando si vuole. Ecco. Questa sì che è una bella idea, anche se ardua da realizzare. Ziovania sbuffò. Ma per ora abbiamo il fuoco e possiamo regolarne l'intensità come ci pare. Si chiama adattamento. È la stessa cosa dell'evoluzione, solo molto più rapido. Ecco, proprio questo è il punto. Povero il mio sedicente umano, sbuttò Ziovania. Non capisci che non hai diritto? Di affrettare le cose, tu stai forzando gli eventi, ecco, invece di fartene tranquillamente trasportare. Ma è lo stesso, ribatte Edward indignato, stiamo solo andando un po' più forte, tutto qui, non è lo stesso, disse Giovanni. E non dirmi che è evoluzione, Edward, non sta certo a te decidere se continuare a evolvere o no. Quel che fai tu per tua stessa missione è qualcosa di ben diverso. Tu, mi dispiace moltissimo dirlo, Stai cercando di migliorare te stesso e questo è innaturale, disobbediente, presuntuoso e potrei aggiungere volgare, piccolo borghese e materialistico. Dimmi un po'. Proseguì Giovanni in un tono sprezzante, sputa il rosto. Tu credi di star generando una specie totalmente nuova, non è forse vero? Beh, ammise Edward a disagio. Talvolta mi è passato per la testa. Lo sapevo. Gridò trionfante Ziovania, migliorare se stessi, perfezionare gli istinti. Vedremo come andrà a finire. Ma santo cielo, che cosa sta facendo quella bestia di un ragazzo. Colto sul fatto il ragazzo saltò su proprio da dietro le sue spalle, cercando di scappare tra gli alberi. Ma Zio vania aveva braccia così lunghe e scattanti che gli bastò una mossa e lo prese per un orecchio. Che cosa stavi facendo? Tuonò Ziovania. In mano stringeva un bastoncello carbonizzato che gli aveva sporcato di nero tutto il corpo. "Fammi un po' vedere", disse Edward. Tutti lo seguimmo, accalcandoci verso il punto dove guardava infuriato Ziovania, e si sentì un grido di sbalordimento. Sulla liscia superficie della roccia c'era il contorno della figura di Ziovania fedelmente tracciato a carboncino. Era lui, inconfondibilmente. Nessuno poteva sbagliarsi vedendo quelle larghe spalle un po' curve quelle ginocchia pelose, semiflesse quelle natiche villose quella faccia prognata e soprattutto quel braccio da scimmione teso in un tipico gesto di denuncia era la sua ombra fissata nella maniera più stupefacente e inamovibile in mezzo ad altre ombre proiettate dal chiarore del fuoco che balenavano quasi danzando che cos'è? domandò Ziovania con voce terribile arte figurativa balbettò il ragazzo Orribile marmocchio, gridò zio Vania. Che cosa hai fatto alla mia ombra? Ce l'hai ancora, Vania? Oppure ti è ricresciuta molto in fretta? osservò conciliante Edward. Non vedi? Ah, meno male, respirò di sollievo zio Vania, calmandosi un po'. Eccola qua, eccola qua. Ma non intendo farmela tagliar via nemmeno per un istante da un pestifero moccioso. Staccala e ridagliala immediatamente, disse Edward sereno. Il povero ragazzo ci provò non, non ci riesco, piagnucolò. Però posso cancellarla. E tra lo stupore di tutti, l'ombra sparì sotto il suo piede sporco. Era solo un ritratto, disse. Solo un ritratto, esclamò Zio Vania. È la fine del mondo. Lo vedi, Edward? Questa faccenda che ti compiaci di chiamare progresso, non si può assolutamente controllare, sibilò. Edward picchiò il ragazzo, ma si vedeva benissimo che lo faceva senza convinzione. Non ricalcare più l'ombra della gente, ragazzo mio, gli diceva. Non sta bene, è facile essere fraintesi, e poi nascono equivoci sgradevoli. A questo stadio dello sviluppo culturale è bene andare con i piedi di piombo in certi campi, ma ciò non vuol dire che tu debba rinunciare interamente ai tuoi talenti espressivi. Fammici pensare un po' sopra. Più tardi... Edward e il ragazzo passarono insieme un sacco di tempo in un posto dove si alzava una parete di roccia liscia e verticale. Di tanto in tanto uno dei due tornava al fuoco per prendere un ramoscello carbonizzato. Quando il resto della tribù provava ad avvicinarsi per vedere cosa stavano facendo, li cacciavano via. Ma qualche giorno dopo tornarono trionfanti dalla caverna gridando, adesso potete venire a vedere tutti quanti! Ci precipitammo subito alla parete e là, magnifico! A grandezza naturale, irsuto e fiero, si stagliava un enorme mammut nero. Le donne scapparono con grandi urla di terrore, i bambini schizzarono a rifugiarsi sugli alberi. Solo alcuni guerrieri, che si erano armati subito, brandirono le lance. «Tirate dietro la punta dell'orecchio e si salvi chi può!» tuonò uno di questi, ma il mammut, pur colpito dalla gragnuola restò imperturbabile, mentre le lance gli rimbalzavano contro. Poi ci accorgemmo che Edward e il ragazzo erano piegati in due dalle risate. Non vi impressionate, disse Edward. Abbiamo soltanto stabilito un importante principio di psicologia, ma è proprio un mammut si sentire dire? Io giurerei che cosa? L'ho visto muoversi di far a un altro. Esattamente, disse Edward. È l'ombra di un mammut. Ma il mammut dov'è? Scommetto che lo abbiamo ferito. Seguiamone le tracce. La prossima volta sarà meglio disegnare un antilope, disse Edward. Questi cacciatori prendono tutto maledettamente sul serio. Però poco dopo io e alcuni guerrieri braccammo davvero un mammut e riuscimmo ad abbatterlo. Era identico all'ombra, uguale, sputato. E poi successe una cosa quanto mai significativa. L'ombra sulla parete sparì. Tornai indietro di corsa a dare la notizia. Edward si arrabbiò, ma non ci voleva credere. Ma poi dovette riconoscere... Che avevo ragione. Restò lì a contemplare la nuda roccia per un'ora buona e poi disse: C'è una spiegazione naturale semplicissima. È evidente, papà, dissi io. L'ombra è finita nella nostra pancia insieme al mammut. Buonasera a tutti e benvenuti a questo, a questo incontro, a questa conferenza, un po' sconferenza, un po' spettacolo eh, che accompagna, accompagna la premiazione avvenuta nel primo pomeriggio eh, del, del progetto Art and Science Across, across Italy promosso e, e organizzato da INFN e CERN. Eh, siamo qui a fare una chiacchierata, intanto eh, permettetemi di ringraziare Erdoardo Leo che ci ha letto un brano da Il più grande uomo scimmia del pleistocene di Roy Lewis e Umberto Petrin che lo ha accompagnato con... Con, suoi, con le sue musiche e introduciamo subito le persone che ci accompagneranno in questo pomeriggio che sono Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Benvenuto. e Filippo D'Averio, storico dell'arte, scrittore, giornalista, molto noto anche della TV. Allora, cominciamo, cominciamo proprio, proprio dallo storico dell'arte, critico d'arte, da Daverio. Eh, abbiamo, abbiamo visto oggi pomeriggio, lui non li ha ancora visti, magari se dopo ce ne fosse il tempo sare, sarebbe bello fargliene vedere qualcuna delle opere realizzate dai ragazzi di scuole di, di mezza Italia. Sono stati 3.000 coinvolti in questa operazione in cui gli NFN e CERN hanno voluto. Uh, invitare questi studenti a rappresentare la scienza, alcuni dei concetti della scienza più, più della scienza contemporanea, attraverso delle opere d'arte di loro creazione. Che c'è da dire oggi, 2018, sul rapporto tra arte e scienza, su quel processo creativo che entrambe eh, percorrono in qualche modo e che però eh, all'apparenza è un processo differente? Che cosa c'è invece in comune? Che cosa, che cosa mette insieme le due, le due discipline? Uno scrittore molto curioso del XX secolo che ormai tutti hanno dimenticato, che si chiama Arthur Köstler. Era di famiglia ebraica, cresciuto a Berlino, stato un protocomunista degli anni dello spartachismo, poi è andato a fare il sionista. Poi, quando è arrivato Stalin, è scappato è andato a fare la guerra contro, poi in Spagna. Cioè, una vita avventurosissima che poi si è conclusa 83 anni. Quando è sentito vecchio, lui e la moglie si sono suicidati insieme personaggio abbastanza bizzarro. Però lui aveva, aveva scritto un libro molto bello sul concetto di creatività, nel quale poneva in parallelo la scienza, l'arte e la commedia, ponendole in opposizione alla filosofia. La filosofia è tendenzialmente deduttiva, in quanto deve tentare di convincere. Le altre tre eh, discipline mentali non hanno bisogno di convincere, hanno bisogno di sapere, quindi seguono un percorso diverso. E dava questo esempio, partiva dalla commedia, diceva il marchese parigino torna a casa sua nel suo hotel particolare, sale le sue scalette di legno scolpito, entra attraverso una serie di saloni, arriva in camera da letto e trova la moglie a letto col cardinale. Eh, si gira, non dice niente. Eh, perché nella tragedia eh, Shakespeare insegna, lui tenta di far finire la storia in un bagno di sangue, invece non è così. Si gira, va verso la finestra, apre la finestra e comincia a benedire il popolo di Parigi. Il cardinale all'età dice, Ma Caro Marchese cosa sta facendo? E lui lo guarda e dice: Ma no, mio caro cardinale Milenza, lei fa il mestiere mio, io faccio il suo. Allora perché fa ridere questa storia banalissima? Perché va contro ciò che è il luogo comune della deduzione filosofica e quindi della morale e delle etiche. Questo andare contro è specifico anche della scoperta scientifica. Cioè, quando Pasteur dice che non è vero che i microbi nascono da stracci dimenticati in un angolo, muove di mostro che sono bestioli che c'è una vita autonoma, lui va contro quella che è l'evoluzione naturalmente accettata. La stessa cosa avviene quando Marie Curie scopre che quel sassolino lì sta bruciando le lastre fotografiche. Cioè la scienza fa un salto al di fuori. Lo stesso meccanismo del salto al di fuori lo fa l'arte ed è ciò che permette di distinguere da un lato la scienza dalla tecnologia che non compie quel gesto di salto fuori ma diventa deduttiva come la filosofia rispetto agli assunti scientifici già prestabiliti. E lo stesso avviene in realtà... <coughs> Nell'arte, quando l'arte è puramente imitativa, diventa manierista, ma non avviene quando l'arte rompe. cioè, quando Kandinsky decide di fare il suo quadretto, perché lo chiamo musicalmente Variazioni, e lo fa in base a una serata teatrale dove è stato a, con gli amici a, a Monaco di Baviera, rompe rispetto a ciò che uno si aspetterebbe è nella rottura che sta l'invenzione scientifica e che sta l'invenzione artistica e questo rende i tuoi fenomeni paralleli appunto con Edoardo De Filippo cioè sono tre strade che vanno in comune e sono dei meccanismi mentali Grazie, anche perché ci, ci ispira un pochino a, a ritornare a, a quello che abbiamo visto oggi, Ferroni, eh, ovvero sia oggi abbiamo visto un incontro tra arte e scienza che avete in qualche modo provocato con questa iniziativa eh, e, e un incontro in cui eh, adesso Daverio ha parlato di Kandinsky per esempio e si sono viste, e si sono viste delle, delle opere che hanno realizzato un incontro tra Kandinsky e, 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 e i segnali delle particelle eh, nel, nel, Dell cosa, lo stesso anno del Kandinsky c'è cioè quello svizzero tedesco che si chiama Albert Einstein che pubblica il suo libretto. Eh sì, cioè, eh, e che, che fa altre rivoluzioni. Sì, insomma. Sì. Eh, le, poi parleremo anche della coincidenza temporale, un pochino, le rivoluzioni scientifiche uh -huh. e le rivoluzioni artistiche. Eh, però appunto Kandinsky l'abbiamo visto anche oggi pomeriggio in una di queste opere, ragazzi, eh, che criteri avete seguito? Un po' abbiamo visto qual è stata l'ispirazione che avete voluto dare, partire dalla scienza contemporanea per cercare di come dire, rappresentarla attraverso delle opere d'arte originali, cosa che sicuramente può... Da giovani come quelli che c'erano oggi. Eh, qual è stato invece il criterio nel giudizio che avete adottato? Cioè, soprattutto la parte sua. Eh, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si è basato più su una, come dire, su una percezione estetica oppure su qualcosa di più, come dire, di una cultura artistica personale o una percezione immediata di quello che ha uno scienziato e che si immagina come possa essere rappresentato il lavoro della scienza attraverso l'arte? Ma guarda, io penso questo che quando tu guardi un'opera d'arte, eh, forse anche quando guardi un teorema di matematica, c'è qualcosa che ti colpisce immediatamente, qualcosa che non è mediato dalla tua riflessione culturale, dopo ci puoi anche elaborare sopra e costruire un mondo e cercare di trovare le tracce di quello che ha motivato poi chi ha fatto quell'opera e in che modo il passato ha influenzato quello che ha visto, ha influenzato quello che ha fatto. Quindi io diciamo, non mi sono posto come giurato, eh, perché poi eravamo in 8-9 a giudicare queste cose, non mi sono posto il problema della coerenza del messaggio di arte e scienza. È chiaro che c'era un legame e questo era il legame che veniva richiesto a ogni opera e poi ogni gruppetto di studenti l'ha interpretato nel modo, che, ehm, nel modo che ha creduto migliore. Ti devo confessare proprio in maniera molto molto sincera: che mi sono posto il problema, dico, ma questo io me lo metterei in casa? Nota bene, cioè è una cosa che vorrei vedere e rivedere con piacere. Cioè, quello è stato in qualche modo il mio, eh, il mio motore eh, intellettuale o, se vuoi, il mio motore emotivo per giudicare questa opera. Tra l'altro, come ho fatto presente nelle premiazioni che sono avvenute prima. C'è un'opera un che io voglio comprare, quindi adesso chiederò agli studenti diciamo, quanto vogliono, oppure come si fa in questi casi? Forse sono io devo che dire devo che fare un'offerta. ce n'è un più di una a cui ho far... È vero, sono io che devo fare un'offerta. Quindi, insomma, in qualche modo, non puoi secondo me stimolare gli studenti a fare art and science con un tema. E poi richiedere che ci sia diciamo, la lettura no? quella precisa. Questo sarebbe, tra l'altro, vilificare sia l'arte che la scienza in qualche modo. No? Ci deve emergere questa interpretazione molto personale e il messaggio da dare. Credo che quello che diceva il nostro ospite stasera sia particolarmente importante. In questi ragazzi si vede chiaramente questo sì, e lì non c'è bisogno diciamo, di fare tante cose. C'è chi ha palesemente copiato diciamo, no? e c'è chi ha palesemente manifestato invece una, una, sua, una sua tendenza. Sono giovani ma hanno visto tanto e ormai diciamo, tu, tutto è visto, quindi il passato su di loro pesa. Però è molto interessante vedere chi ha interpretato qualche messaggio del passato e poi lo ha riscritto. Questa cosa di Kandinsky... Eh, particolarmente importante perché c'è un'opera un di queste, è la sovrapposizione di fotografie di eh, eventi, di particelle in un oggetto che si chiama camera bolle sopra del, dei quadri Kandinsky. Allora lì chiaramente c'è... No, non c'è l'idea originale per Kandinsky e Kandinsky, ma c'è l'idea di come accoppiare diciamo, questi messaggi, e questo è un modo di interpretare le cose. No? E c'è chi invece ha detto: No, ma io qui faccio una cosa che non si è mai vista, e allora lì tu pensi anche di giudicare, magari meglio, anche se non è tecnicamente perfetta, anche se non ti colpisce il gesto diciamo, preciso, però. Allora lì capisci l'idea. Insomma, è stata un'esperienza credo molto importante per tutti noi della giuria capire proprio questa, questo, questi rapporti complessi no, tra, tra, tra la lettura che loro hanno di, di un mondo visto e quello che invece è la loro volontà di intervenire sulle cose. Grazie, Ferroni. Invece, con Daveri, volevo affrontare un tema, un tema che è tangenziale a questo e che Ferroni, in qualche modo, ha, ha citato, no, che è eh, l'interpretazione, ovvero sia, sia nell'arte che nella scienza abbiamo, abbiamo un cammino che porta a interpretare. La, la realtà che ci circonda, nell'arte come nella scienza, da una parte è stato prima rappresentarla, dopodiché è arrivata più avanti l'interpretazione eh, con, con, con l'arte la, la, moderna, fino 800, inizio Novecento è cambiato tutto quello che c'era prima, quello è cambiato anche nella fisica, ma ci arriviamo poi avanti che cos'è qual è l'intuizione che guida uh, l'artista a interpretare la realtà con in, che lo circonda con l'originalità per esempio di cui abbiamo parlato in relazione a kandinsky boh. qual è <ride> <ride> quali sono i percorsi i percorsi le domande no, che ci si pone per... nel senso che è un tema sul quale si dibatte da tar, da un po di tempo eh? circa da 2700 anni 600 anni, circa ed è quello che oppone il pensiero platonico al pensiero socratico. Cioè è tutto basato sulla questione della gnosi, cioè del conoscere e del capire. Le cose che noi eh, capiamo sono, come dice Socrate, quelle che percepiamo attraverso i sensi, tradotto in scientifico, attraverso la sperimentazione, oppure le cose che noi conosciamo sono quelle tesi del Platone, di, eh, mh, che partono da un mondo che è prima delle idee e che poi diventa un mondo verificato. Su questo dibattito intellettuale hanno fatto un mazzo come una campana a quel povero uomo del Galileo, cioè il Galileo non ha mica <ride> fatto nero perché diceva che la Terra gira, il Galileo non ha fatto nero per una questione fondamentalmente teologica, estremamente precisa anche quando lui sostenne in un dibattito con un gruppo di cardinali che, e l'aveva anche lasciato intuire quasi per iscritto, che essendo lui in grado attraverso i numeri, perché prendeva le misure del pendolino, di interpretare attraverso i numeri il reale, lui aveva una forza psichica che era analoga a quella del creatore. Allora ha detto, finché rompi le scatole col pendolo non dà fastidio a nessuno, se tu dici che la Terra va su e giù non ce ne frega niente, ma se tu dici che attraverso il mondo dei numeri, cioè attraverso un mondo di tipo platonico, tu sei in grado di essere parificato al creatore, allora fermi tutti, qui bisogna metterti in galera, e questa è la questione centrale. Allora su questo dibattito fra eh, eh, l'una e l'altra delle letture, che ha ossessionato la cultura occidentale ininterrottamente per 25 secoli, siamo forse arrivati a un punto di eh, superamento, questo è molto interessante. C'è un libricino di 1200 pagine che nessuno ha letto mai fino in fondo, devo dire neanch'io, io, eh, di un bravissimo signore che si chiama Robert Penrose, che è La strada verso la realtà, pubblicato da Rizzoli. Vi consiglio di leggerlo perché se siete giovani e avete tempo. <ride> Ci vuole una tecnica, un minimo di preparazione matematico-scientifica, se no alla terza pagina uno è già un po' vecchio, come se avesse bevuto troppo. Però se ce l'avete e la scuola ve la dovrebbe dare, vi permette di procedere. Lui dice, non è vero il dibattito fra Socrate e Platone. La scienza di oggi ci ha dimostrato un passo ulteriore. Ed è interessante perché questo determina veramente il, nostro mondo, il mondo nel quale viviamo. Dice, noi oggi abbiamo una quantità di conoscenze teoriche tale che se le applichiamo nella realtà possiamo creare una realtà che prima non c'era, cioè aumentiamo l'esistenza della realtà. E dà come esempio quello dei fratelli di Mandelbrot. Dice: Quando il Mandelbrot, che era un matematico degli anni venti, inventò sta faccenda dei fratelli, nella quale ogni equazione contiene l'equazione se stessa e così può andare avanti fino all'infinito. Lì dice bella scoperta scientifica, ma chi se ne frega, sostanzialmente. Digli che l'approssimazione più nota al pubblico di un frattale è il, blocco, il cosiddetto broccolo romanesco. Esatto, eh, esatto. Quello è il frattale. Il broccolo per... romanesco è una, o, o anche in un qualche modo la chiocciola, ah, vabbè, no? sì. Ed è, è tutto ciò che è legato poi all'evoluzione all numerica di Fibonacci. Però qui entriamo ancora in un altro mondo. La cosa interessante è Se, che. Sembra che lo sappia davvero Fibonacci, c'era anche lui in una delle opere dei ragazzi di oggi. Sì. Per cui c'è tutto quanto. <ride> non mi sono preparato, no. sono arrivato così giù, giù dal treno. Eh, la cosa interessante è che con l'applicazione dei computer si sono presi i frattali di Mandelbrot e sono serviti a creare un'immagine che è un'immagine a evoluzione fratale che è infinita, ora questa immagine prima non esisteva cioè prima che nascessero quelle equazioni non esisteva la cosa oggi esiste una cosa in quanto un uomo ha interpretato il mondo dei numeri, adesso che sia parificabile a Dio, non è vero cioè, e poi soprattutto non gli si fa più il processo a Roma, cioè i romani sono diventati professori compreso, sono più buoni no, sì, sicuramente, fa più quelle robe lì <ride> però eh, la questione il dibattito se fra Socrate e Aristotele è stato superato dai tempi attuali. Questo ci porta in un'area estremamente interessante, un po' come se fossimo sull'orlo di un mondo tutto ancora da inventare, e rende la vita di chi ha vent'anni oggi molto più interessante di quanto non sia di chi ne ha quasi 70 come me, perché io non vedrò l'evoluzione ulteriore del salto filosofico. Ma sono convinto che questo percorso di crescita della scienza avrà delle conseguenze estremamente attraenti nell'evoluzione delle arti che sono ancora da venire. Grazie. In realtà io invece pensando al discorso dell'intuizione, che, che l'intuizione eh, sembra una delle cose quasi ovvie nella scienza, nel senso che la scienza per come la impariamo a scuola, o almeno l'ho imparata io nel secolo scorso, è una scienza raccontata come un continuo progresso, no? una, una serie di eventi in cui eh, un, una scoperta supera l'altra e si mette insieme tutta una serie di cose. In realtà la pare. scienza è tutt'altro, nella no? vita reale, nel mondo reale. Per cui mi piacerebbe tornare un attimo con Ferroni sul processo creativo nella scienza, ovvero eh, secondo lui che cosa c'è rispetto, rispetto al processo creativo nell'arte, perché quello che io personalmente ho visto dopo la scienza studiata alla scuola, è una cosa completamente diversa dall'immagine che ce ne facciamo normalmente. Ma guarda, secondo me ci sono, ci sono dei paralleli che però sono, sono legati proprio alla natura del, del progresso di quella che viene chiamata variopinta umanità. La scienza non procede per... è vero che ci raccontiamo sempre, no? Che siamo, ci ho fatto una grande scoperta perché ero sulle spalle dei giganti, no? Vabbè, tutte, tutte frasi molto interessanti. Le spalle dei giganti sarebbero tutta una costruzione che è avvenuta in decenni o in secoli di sistematizzazione di una conoscenza che si pensava in qualche modo eh, ossificata, che è una brutta parola, però forse è la realtà. E poi ci sono le rotture dovute alle crisi e la scienza procede veramente. Eh, le, sue grandi, le sue grandi rotture, le sue grandi scoperte, le sue grandi evoluzioni sono dovute a delle crisi. Cioè, quando il modello che hai per 200 anni eh, aggiustato, hai girato tutte le vitarelle, adesso funziona tutto, esattamente viene quel piccolo. Si chiamava quel, quel piccolo problema, il corpo nero mi pare che si chiamasse insomma, una cosa orribile, il corpo nero. Anzi, per, per, per il pubblico, non che son, non sono non... sempre felicissimo. No, eh, ma, ma No, la no, no le, parole, le, cose. le parole della scienza sono anche brutte, anche perché vorrei rassicurare il, il pubblico: cioè il sole è un corpo nero tanto per essere chiari, quindi diciamo, eh, perché ha uno spettro di, di emissione, diciamo, che segue quello della legge del corpo nero. Quindi a un certo punto arriva veramente un piccolo oggetto, a a, diciamo che è un granello di sabbia, in una costruzione che è durata sostanzialmente da Newton no, fino a Maxwell, quindi anni e anni, tutti che stavano lì a sistemare, no? c'è la famosa barzelletta, e ha chiesto che fosse Planck, no? quello che lo studente va da Planck e gli dice, professore, io... Quello che poi ha trovato il granello no? nota bene. Dice, eh, professore, io però vorrei, vorrei fare una tesi con lei, che è un grande professore tedesco. Eh, figliolo mio, poi non era Planck, forse non suo mio. Cioè, figliolo mio. Qui è già stato scoperto tutto. Perché vuoi fare questi conti, stupidi? No, vai a fare una tesi. Non so che no. Lo studente probabilmente ci è cascato ed è andato. No, il giorno dopo, forse poteva, poteva mettere le mani su una cosa che lo portava al Premio Nobel. Quindi questo granello provoca una rottura catastrofica. però. E chiaramente che fa vedere quanto poi nel momento della crisi, e speriamo che continui così, diciamo l'umanità, anche se presa per categorie ancora settoriali, è capace di, di dare il meglio di sé invece che il peggio di sé, che sarebbe un'altra alternativa possibile. Io credo che, però, eh, per quello che modestamente posso interpretare, anche l'arte non è che ha avuto un percorso molto diverso, no? perché il manierismo, insomma, a un certo punto ha imperversato. Per non so quanti anni poi me lo dice Filippo D'Averio, eh, di cui credo di avere no, nel mio ufficio a Piazza dei Caprettari, a Palazzo Lante a Piazza dei Caprettari, credo di avere la sala del consiglio, il mio ufficio con sopra tutti questi putti e tutti questi angioletti. Insomma, sì, che i turisti che vengono gli americani e i giapponesi, ah professore, cioè, lei sta in un posto meraviglioso, io sarei pure stufato di vedere queste cose. No? Cioè, credo che veramente ci siano. L'evoluzione umana non è, non è un continuo di progressi fatti, di, di progressi differenziali è fatta per fortuna di grandi rotture e lì conta veramente quello che hai detto tu, l'intuizione, no? cioè conta il fatto che qualcuno di noi è capace di, eh, di vedere, di perforare un muro di piombo con lo sguardo di Superman, capisci? cioè? Riesci ad andare di là in questa cosa. E, e a fare il salto, mi piace ricordare il salto, visto, il salto. Visto, visto che l'ha accennato Ferroni, che sì, l'intuizione. È antifilosofica, eh certo. cioè è antideduttiva. Eh, ma bisogna spiegare anche cosa si intende esattamente per intuizione, se no sembra ma io vi devo come quello un che momento, si è accorto però. che la moglie lo sta tradendo, no? <ride> oppure che il cuoco ha messo lo zucchero al posto del sale. L'intuizione è una cosa che si definisce abbastanza bene nella logica matematica. L'esempio tipico che viene è dato è questo: voi avete tutti almeno una volta seguito la dimostrazione del teorema più banale che esiste, cioè che la somma dei tre, tre angoli di un triangolo è una linea retta. Come inizia quella dimostrazione? Ve lo ricordate? Con una parolina. Prendiamo un punto fuori dal triangolo, poi da quel punto si cominciano a tracciare le linee. Chi è che mi ha detto che devo prendere un punto fuori dal triangolo e non una riga in tasca mia, oppure l'altro lato del foglio, oppure metterci sopra un quadrato un cerchio? Questo fenomeno non è razionale, è nella non razionalità, non nell'irrazionalità, nella non razionalità che sta questa macchina che si chiama l'intuito, che è un percorso filosofico e mentale necessario sia per creare l'arte che per creare eh, la scienza. E quello è il punto di connessione. Io vi fermo un momento perché mi piaceva ricordare una delle cose a cui ha accennato Ferroni, che nel 1900 in realtà c'è fu Lord Kelvin, uno dei grandi Lord della Kelvin. scienza britannica eh, che eh, a un certo punto fece una prolusione alla, alla uh, Royal Academy uh, di Londra dicendo appunto che ormai la fisica aveva scoperto tutto e qualche mese dopo Max Planck si presentava proprio con l'ipotesi dei quanti all'Accademia delle Scienze di Berlino okay, Kelvin ne ha fatte anche lire. altre e nella poi vita pochi eh. pochi mesi dopo aver dato per scontato che tutto era spiegato esatto. o quasi, esatto. cominciava la rivoluzione, rivoluzione con la quale ci fermiamo perché io chiamo ancora Edoardo Leo e Umberto Petrin per una seconda breve lettura dal più grande uomo scimmia del Pleistocene. fino all'improvviso germogliare del suo talento non avevo preso molto sul serio i disegni del ragazzo Alexander ma ora cominciavo a nutrire per lui un crescente rispetto ben presto egli divenne abilissimo a intrappolare sulla roccia le ombre di tutti gli animali la sua arte attirava un pubblico vasto ed ammirato io ero pago del convincimento che poteva essere dimostrata una correlazione significativa tra la cattura dell'ombra lancio di zagaglie contro l'ombra e successivo abbattimento della preda. Era evidentissimo che ciò aveva implicazioni di grande valore pratico, possibilità davvero mirabolanti. E invece mio padre Edward, con ostinazione per me inspiegabile, continuava a meditare sulla ragione per cui l'opera di Alexander sbiadiva fino a scomparire in seguito alle nostre cacce. Stupendi capolavori di arte primitiva, diceva triste, condannati a scomparire. Tecnica brillante, composizione robusta, vanificata da un mezzo non durevole e da una superficie né preparata né protetta. Che peccato, ragazzo mio. La posterità non ti darà mai il riconoscimento che la tua opera meriterebbe. Forse dentro la caverna potrebbe durare di più, ma non molto, temo. Perché non provi a lavorare sulle pareti interne? Perché dentro non si vede un accidente, spiegò laconico Alexander. Avere luce e acqua in fornitura regolare, esclamò papà. Nessuno avrebbe potuto accusare papà di essere un tipo irritabile. Al contrario, era quasi sempre di ottimo umore, allegro, attivo e voleva dirigere tutto e per tutti trovava qualcosa da fare. Aveva appena finito di discutere con le zie sul modo migliore di raschiare e conciare le pelli, che lo vedeva intento a studiare le proprietà elastiche dei rampicanti o le possibili utilizzazioni della corna delle prede che si accatastavano in un angolo. Il segreto dell'industria moderna è l'uso intelligente dei sottoprodotti. Ma già si accigliava e, di colpo, afferrava un bambino piccolo che si muoveva a gattoni, lo sculacciava sonoramente, lo tirava su e aggrediva le mie sorelle. Quando la capirete che a due anni devono già camminare diritti! Vi ripeto che bisogna stroncare la tendenza istintiva a tornare alla locomozione a quattro zampe. Se non perdiamo quel vizio tutto è perduto, mani, cervello, tutto. Abbiamo cominciato con la stazione eretta nel lontano Miocene e se pensate che io tolleri che un branco di ragazzette neghittose distrugga milioni di anni di progresso vi sbagliate di grosso. Fate stare in piedi quel marmocchio signorino, vi prenderò a legnate sul posteriore e badate che non scherzo. Non dobbiamo sederci, sarebbe un rischio. Perciò vi chiedo, quale sarà il prossimo passo? C'è da masticare un sacco di roba, disse la mamma. Se non lo finiamo subito, questo elefante diventerà assolutamente immangiabile. Non hai torto, cara. Anzi, forse hai centrato il cuore del problema. Ci sto pensando da un po'. Grosso modo ho calcolato che noi passiamo un terzo del nostro tempo a dormire. Un terzo a procurarci la carne e tutto il terzo rimanente a masticarla. Eppure il tempo che dedichiamo ai pasti sembra non bastare mai. Ultimamente i miei bruciori di stomaco si sono aggravati, ciò non fa che confermare il mio ragionamento. Se la routine quotidiana ci impegna tanto, come facciamo a pensare? Senza un certo agio e una certa tranquillità non può esserci lavoro creativo, né cultura e né civiltà. Che cos'è la cultura, papà? Chiesi con la bocca piena di carne di elefante. Ah, che bella domanda, replicò sarcastico papà. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Fin dove dobbiamo spingerci, papà? Io pensavo che stessimo già più che bene. Sciocchezze, sbuffò papà. Stiamo bene. Fra poco avrai il coraggio di affermare che ci siamo perfettamente adattati all'ambiente. È ciò che dicono tutti quelli che si sono stancati di evolvere. Sono le ultime parole famose dello specialista prima che sopraggiunga a mangiarselo uno specialista ancora più specializzato. Quante volte devo dirvele queste cose? In certi momenti penso che tra le orecchie tu non abbia nulla e hai il coraggio di definirti il culmine e il coronamento di un milione di anni di travaglio evolutivo da parte dei tuoi avi. Beh replicai, ma sentivo già il rossore arrivarmi alle orecchie. Comunque, quanto lontano dobbiamo andare? Dipende da dove ci troviamo adesso. E dove siamo? chiesi. Non ne sono sicuro, rispose papà con voce all'improvviso sommessa, grave, un po' triste. Non del tutto, credo verso la metà del plestocene. Dubito che abbiamo già raggiunto il plestocene superiore. Mi piacerebbe crederlo, ma più ti guardo, più ti ascolto e più ne dubito continuò con la voce ridotta quasi a un sussurro anzi a dire la verità ultimamente mi è venuto più volte il sospetto che siamo ancora all'inizio del prestocene tu lavori troppo caro disse la mamma accarezzandogli la mano vorrei che potessi prenderti un po' di vacanza la faccia di mio padre sembrava la maschera della tragedia in quel momento esprimeva solo una lacerante sfiducia in se stesso cadde nel più completo mutismo e si sentiva soltanto il crepitio del fuoco e quello dei pidocchi che le donne si cercavano a vicenda nelle chiome folte e scarmigliate e poi schiacciavano. I mesi passavano e lui era sempre lì a provare, ma non riuscì a trovare il modo di accendere il fuoco con due pietre o con due bastoncini. Sembrava che ci si logorasse la mente. Nel mezzo di un ennesimo tentativo si interrompeva ansimante e mi apostrofava furibondo: "Perché non fai qualcosa anche tu?" possibile che non possa mai avere un aiuto da te toh prendi questo bastoncino e battilo sull'altro finché non scotta finché non scotta ho detto me lo ordinava e io eseguivo ma sapevo che era fatica inutile io non sono un vulcano e ben presto mi stufavo allora papà mi spronava con un gran palco di corna assai ramificate che fanno un gran male in certi punti e così mi rimettevo al lavoro ma non si otteneva alcun risultato e papà lo sapeva quanto me. Allora tor torniamo a noi e, e, e ripartiamo da Ferroni. Una, una uno dei, come dire, uno delle, delle caratteristiche del, della, della scienza e della sua evoluzione appunto nel tempo è quella di fare sì rivoluzioni, ma in realtà costruire le rivoluzioni su quello del precedente. Quello che diceva prima riguardo alle spalle dei giganti, eh, però in realtà la, la, la scienza di oggi si è costruita per gradi e se uno va a vedere la relatività in, in realtà poi quello che c'era prima non è che non vale più vale solo in determinate condizioni e domani probabilmente il progresso ci porterà a costruire qualcosa che amplia ulteriormente quelle che sono le nostre, le nostre conoscenze. Eh, a che punto è intanto il nostro disegno dell'universo? C'è qualcosa che possiamo dare, non dico per scontato, ma che possiamo dare per acquisito e quanto? E dove dobbiamo andare invece ad ampliare questo nostro disegno eh, che, che cerchia, che, con cui cerchiamo di dare pennellate a questo universo qua dietro? In questo universo qua è bello, ehm, dove siamo? Allora, sappiamo di cosa siamo fatti e sappiamo grosso modo, diciamo, qual è stato il percorso che ha, ha portato uh, alla costruzione dei, mh, delle galassie, insomma, delle stelle che poi compongono le galassie, e i pianeti che gli girano intorno la materia che più o meno poi ha plasmato la possibilità della vita. Peccato che tutto questo percorso che sembra banale nasce da un meccanismo che non abbiamo capito, perché non ci dovevamo essere, perché qualunque cosa tu possa immaginare eh, obbedisce a un principio di simmetria e quindi non è che puoi creare qualcosa dal niente. Oddio, oddio, non è detto, però richiede, però richiede, diciamo richiede un altro intervento, Vabbè, mettiamola così. E quindi, come sai, la domanda fondamentale è che quando l'energia si trasforma in materia, questa materia ha una carica positiva e una negativa, non necessariamente una carica diciamo, elettrica, è proprio una natura... Opposta, le due, i due oggetti che nascono da questa cosa, o i miliardi di oggetti che nascono, da, sono divisi a metà tra oggetti che posseggono una carica e che posseggono un'altra. Un Questi oggetti si devono rincontrare, e proprio, se ti va bene, quello che rimane è luce, luce di qualche frequenza. Poi adesso non stiamo Scusate l'intromissione il... inelegante, non è una spiegazione della crisi politica attuale. Eh, forse gli assomiglia diciamo adesso poi. però l'evoluzione finale non so se sia la luce o che ne sopravvive uno solo perché proprio questo è il meccanismo allora diciamo in un mondo normale ben fatto direi no, che obbedisce a un principio di simmetria che noi capiamo benissimo noi non ci dovevamo essere l'universo doveva essere luminoso nulla di tutto quello che Nul, ci circonda nulla, no, tranne, tranne i fotoni che poi sono una forma di luce diciamo possibile allora già c'è questo problema che in qualche modo si è combattuta questa battaglia iniziale in cui ogni miliardo diciamo, no, di, di questi rappresentanti della carica più e della carica meno si sono incontrati. È uscita tanta luce. Ma uno su ogni miliardo è sopravvissuto, diciamo, è sopravvissuto sempre quello del segno giusto, quello di cui siamo fatti noi. Quindi, diciamo, dato per scontato questo piccolo, questa piccola condizione iniziale, inspiegabile e inspiegata, perché noi ci stiamo arrabattando da quando abbiamo gli strumenti da diciamo, quando le particelle le creiamo in laboratorio e la cosa singolare è che noi le particelle le creiamo in laboratorio ricreiamo in qualche modo in maniera insomma un po' umile le condizioni iniziali e cioè a noi ci esce sempre una particella di un segno e una particella di un'altra, non è che ce ne esce una volta una solo no. di quello giusto quindi diciamo, noi, questo è il problema fondamentale quindi dato per scontato diciamo, che uno accetta di non aver capito questo piccolo problema tutto il resto ne consegue e noi siamo qua, peccato che eh, tutto quello di cui noi siamo fatti apparentemente, e di nuovo eh, dura da digerire, apparentemente dà conto del 4% di tutto quello di cui è fatto l'universo. Il 4 96% ci sfugge. Ora, i nostri strumenti di osservazione sono raffinati, no? noi diciamo ritorniamo al corpo nero, bene? Il corpo nero è quell'oggetto diciamo, che emette, data una certa temperatura, emette dei fotoni di una certa frequenza. Può essere luce come fa il sole, ma può essere anche roba molto più fredda e che quindi devi osservare le microonde, per esempio, quelle del forno. Eh, no, che uno non le vede, però sa come rivelarle, oppure possono essere oggetti di altissima energia, che quelli sappiamo benissimo guardare. Tutto questo spettro di oggetti noi lo sappiamo, lo misuriamo nell'universo, noi misuriamo tutto quello che c'è dal molto freddo al molto caldo, ma il 96% che manca, questa roba, non la emette, cioè, non, non, non ha una struttura di corpo nero, cioè, non ha una temperatura tra virgolette, perché qualunque cosa abbia una temperatura deve, fare, deve mettere energia. No? Deve, per usare le metafore, eh. l'universo, l'astensionismo no, è il 96%, che qui ci arriveremo presto <ride> se continua così, ma <ride> va bene, no? E quindi capisci bene che la, la sfida è di affrontare questo 96% che purtroppo, purtroppo, e qui devo confessarmi, non usa più le spalle di nessun gigante, capisci? Cioè, tutto questo è nuovo, cioè, non c'è dietro un percorso. In fondo dietro le onde gravitazionali c'era quel signore, diciamo, che lo pubblicò in quell'anno in cui Kandinsky, diciamo, eh, rompeva alcuni, alcuni schemi artistici, tal Albert Einstein, no? Quindi diciamo, noi ci abbiamo avuto pazienza, abbiamo impiegato tutta la nostra capacità Tecnologica a quel punto, va bene? Perché l'equazione stava scritta, non bisognava partire da eh, scoprire di nuovo un'equazione, bisognava solo trovare gli strumenti per verificare quell'equazione. Ci abbiamo messo solo 100 anni. Il problema è che quel 96% non sta scritto in nessun libro, né di fisica né di arte e, e neanche di teologia, devo dire, capisci? Cioè, però, mm, è, è la ricerca del di quelli che non di teologia non, non avrebbero difficoltà a farcelo rientrare 97%. Eh però, cioè, no, 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 non è vero, però, neanche questo non è vero neanche <ride> quello? no, perché c'è un meccanismo curiosissimo che sta avvenendo negli ultimi 80-90 anni e cioè che mentre la scienza positivista ottocentesca finiva naturalmente nell'ateismo la scienza più recente è assolutamente possibilista Beh, sia da un punto di vista eh, dei, della cosmologia eh sì, sì. che anche da un punto di vista della, eh, della microfisica e da un punto di vista della biologia. Se pensate a cosa sono stati gli studi degli ultimi vent'anni sulla eh, genetica nell'ambito per esempio eh, della mutazione del mitocondrio e siamo arrivati alla conclusione che forse da qualche parte c'è stata la Eva, cioè c'è una prima, eh? non è che siamo l'evoluzione di tante scimmie che si sono grattate la testa in modo diversi, abbiamo veramente una trisnonna e sappiamo più o meno anche calcolare dove e quanto tempo fa, ma ieri mattina 180.000 anni fa, non tanto tempo fa, non la Lucy, eh? la Lucy è di 4 milioni di cose, è, 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 è ieri, sì. mattina, ieri, ieri mattina, oggi ci sono dei pensieri che vanno a prendere un'altra direzione, tra l'altro la cosa curiosissima è che sia l'Einstein alla fine è fideista, eh, io ho seguito altri personaggi curiosi che si occupano di epistemologia, lo sono, ma penso per esempio a Georges de Maistre, il primo, il primo che avanza l'ipotesi eh, della radiazione cosmica fossile, siamo negli anni venti, eh? è un gesuita, ha due caratteristiche bizzarre, è belga, che vorrebbe dire ritardato mentalmente, non è belga, <ride> sono rallentati, <ride> è belga e è è gesuita. una visione puramente francese, è molto è parigina, parigina, diciamo, parigina assolutamente. Cioè, infatti me la dovete perdonare, ed è gesuita. <ride> e io poi ho avuto, nelle bizzarre mie esperienze di dialogo con, le, con i personaggi più inattesi, un paio di giorni di colloquio con Gabibo, non Gabibo con Cabibbo, 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 Cabibbo è quello della... Eh, che allora era a capo dell'Accademia delle Scienze Vaticane e anche lui aveva una visione assolutamente teosofica, cioè la quale raggiunge, eh, lì, eh, purtroppo questo dibattito lo facciamo oggi fra noi tre, non si fa mai sulla grande stampa, si fa pochissimo, ah. nella televisione ci sono dei finti eh, epistemologi della domenica oppure un po' dei simpatici narratori di scienza, ma gen molto generici, eh, il dibattito si, si fa pochissimo. Cioè, ne nell'ambito, uno degli amici di De Maistre è Teilhard Chardin, altro gesuita che la Chiesa guarda un po' come se sapesse di Zolfo, il quale però fa un'analisi dell'evoluzione della specie e della storia dell'umanità e dell'accelerazione del sistema complessivo della creazione. E all'interno di questo, della mutazione nostra recente, se pensate che la nostra vera storia inizia 64 milioni di anni fa, quando c'è il grande buco nello Yucatan e i, tutti, tutti i dinosauri vanno nei musei, no? E, ma da allora nasce una mutazione storica diversa dalla quale proveniamo noi. Ha una tale accelerazione, sta facendo che noi potremmo prevedere una mutazione della specie nel giro di un tempo molto vicino, cioè quello che Teodoro Chartres chiama il punto Omega dell'evoluzione non è teoricamente impossibile. Quindi, si sta formando oggi una percezione della scienza che è molto diversa da quella iniziale eh, dalla quale discendiamo. Voglio aggiungervi un'altra cosa, sempre per creare disordine mentale. Quel... Lo vogliamo il disordine, eh sì, ci aiuta. In, in quel libro di Kramer, che veramente suggerisco di leggere, ma forse non è mai stato pubblicato in Italia. Eh, lui sostiene una tesi molto interessante, cioè tenta di spiegare la differenza fra il filosofo e il profeta, due figure del Medio Oriente, cioè il profeta chi è? Il profeta è Mosè, Mosè va sulla montagna, eh, cerca Dio che non lo trova, poi sta per andarsene, non lo trova in un refolo, lo trova in un dettaglio, in un soffio, in, una, in un alberello. E poi eh, gli dà la tavola a leggere, lui da buon ebreo dice: Se non costa niente, meno di dia pure due. No? Scende giù e ha un unico momento di difficoltà, il momento in cui incontra la sua tribù. In quel momento può essere lapidato o accettato. Cioè, quello è il momento centrale della storia del profeta, di più ancora del momento del ricevimento delle tavole. O mi, o mi accetti o non mi accetti, non c'è discussione, c'è un atto di fede e dice l'opposto è quello che avviene in un'unica parte di tutto il globo terrestre, è avvenuto solo lì, è un miracolo assoluto, perché i cinesi avevano la stampa ma non sapevano cosa farsene, avevano fatto la polvere da sparo, facevano i raccetti invece di spararsi, cioè, fatto... le navi le hanno affondate, non le, le fregava niente, cioè, inventavano delle cose fantastiche ma non ne fregava niente perché il mandarino doveva rimanere mandarino. In Grecia succede un fatto incredibile, che questi buontemponi mm. stanno seduti, mangiano malissimo, se la... Forse è colpa della cattiva alimentazione della modesta gastronomia greca. Bevono. Eh, Angelos, un mi raccomando, eh, <ride> parla male di te. Bevono un vino che è quello che è, lo, lo, lo devono anche anacquare, e però passano la serata a discutere. E nel discutere non è più il profeta che conta, è la mia capacità di convincere te che le mie tesi hanno plausibilità. È da quel posto, e solo in quel posto, in tutto il globo terrestre, che nasce la scienza. Cioè non è, mai, è un errore tecnico dell'umanità la un scienza. Cioè, non era previsto. Se non ci fossero stati quei mona lì dei Greci che adesso li vogliono anche la Merkel, li vuole far morire di fame. La Merkel quando prende il telefonino, ogni volta che prende il telefonino dovrebbe mandare un centesimo in Grecia. Non ce l'avrebbe il telefonino se non ci stati i Greci antichi. Quel gruppo di <ride> quel gruppo di. Di bizzarri marinai non marinai. Prego no? tradurre a Sasha, no, questo poi dopo. <ride> <ride> Quel gruppo di bizzarri marinai non marinai inventa un meccanismo mentale nel quale la dimostrazione è obbligatoria. Questo percorso si ferma in epoca medievale perché riprende la mescolanza fideistica fra il sapere e il credere e, riprende, e torna fuori quando i fetenti musulmani fregano Costantinopoli <ride> e gli ultimi greci rimasti vanno, tra, vanno a girare fra Firenze, Ravenna e Roma e trasformano addirittura i romani che tendenzialmente sarebbero medievali sempre <ride> e li trasformano in ipotetici scienziati questa è la storia nostra della civiltà è l'unicità però c'è un problema mm. Che, mm. Che, che secondo me sottovaluti che una società avanzata è capace di annullare eh, le possibili mutazioni, cioè sì. io credo che nella società, quella di oggi eh, non è quasi più possibile diciamo, trovare un salto perché quel salto verrebbe ritenuto riconosciuto e ritenuto inutile ed eliminato non, non sto dicendo che sia con metodi violenti, è proprio un rigetto diciamo di quella, di quella possibilità questo è un punto, e l'altra eh, credo che, che l'altro problema che rende oggi i studenti non ci stanno più, spero, perché sennò qui succede un diciamo un che piccolo ce pasticcio siano ancora parecchi, Vabbè, realtà, Mi ascolteranno visto. oggi. La, per sua natura la scuola tende a mediare, no? tende a rendere tutto abbastanza uniforme. Il riconoscimento l'eventuale genio in una classe eh, potrebbe essere penalizzato, non riconosciuto e possibilmente annullato. Eh, voglio e dire scherzo. il patto. Quello, <ride> Quello che succedeva quando Verrocchio insegnava a Leonardo, oggi. Mi sa che non è possibile, cioè la linea del maestro che riconosce il genio tra i suoi allievi, non è più il metodo, diciamo, di insegnamento privilegiato, ed è quello che però ha fatto il Rinascimento in un certo modo. Oggi devo dire che vedo un problema rispetto alle possibilità di evoluzione in un senso abbastanza drastico, cioè un'evoluzione che non sia strettamente differenziale, ma allora l'evoluzione differenziale è un oggetto che prende i suoi tempi che possono essere infiniti. Ma su questo tema va fatta una riflessione molto seria. La grande una... evoluzione scientifica, contrariamente a quello che pensa il luogo comune, non è quella del XX secolo. Il grande salto creativo, cioè delle grandi intuizioni, avviene nel XIX, dall'inizio al allunghiamolo molto il XIX, ah. fino alla Prima Guerra Mondiale. Dalla prima Tanto guerra. Tanto il XX morte. è un secolo troppo breve per sì, esatto. poter fare qualcosa, qualcosa. 89, <ride> Dal 18 <ride> all'89 non ci sono grandi salti se non tecnologici. La scienza si rimette curiosamente in moto dopo l'89 e inventa di nuovo orizzonti nuovi. L'arte non l'ha ancora capito, ma questo è solo colpa dei commercianti newyorkesi. Ah, sì? e della Biennale di Venezia. Sì. Sì. Non abbiamo commercianti capaci e in, in realtà, Europa, sì, come sì, non sì. abbiamo quasi, no, è sì, che, quasi niente è, di buono. L'arte è diventata proprietà finanziaria <ride> e la finanza tende per definizione ad essere conservata. Assolutamente. In cioè, in la realtà, finanza non vuole che cambi nulla vi, perché il tasso fermo, di sconto deve fermo, essere... Ferro, Ferroni ah. mi ha fatto venire in mente una cosa che c'è mia figlia di 8 anni che si guarda il video tutti i giorni, 3-4 volte sì, Nana, però ormai è cresciuta perché non si può più chiamare ah, così. e Si guarda il video... Tre, tre quattro volte al giorno del, della canzone principale di The Wall, dei Pink Floyd, eh, mi viene in mente che lì, come dire, lo studente fuori dalle righe già mh, prima non era particolarmente gradito. Eh, ai maestri di un tempo no? cioè non, è, non sarebbe tanto una notizia no guarda, in realtà è più difficile andare fuori dalle righe in una società complessa come la nostra perché comunque questo è più difficile in realtà l'89 ha provocato ha provocato un cambiamento fondamentale oggi siamo figli dell'89 per molte delle cose cattive che, che, di cui soffriamo e di cui viviamo per la scienza l'89 è stato quasi un vantaggio, non è una cosa buona da dire, è perché ha creato la diaspora dei cervelli sovietici. I cervelli sovietici che sono stati accolti a braccia aperte in tutti i paesi dell'Occidente, Stati Uniti in primis, hanno dato una, veramente una rivitalizzazione, perché portavano comunque, erano, sai la, la, la pentola a pressione, no? in cui tutto è compresso dentro ad alta temperatura, tu apri la pentola e improvvisamente tu puoi esprimere quella che, che sarebbe stata la tua creatività in una società che certamente dal punto di vista scientifico non, non te la permetteva. Eh, moltissimi salti. Tra l'altro, se, se ci fai caso, vedi i nomi dei, oggi dei grandi, dei grandi capi delle, delle Google, delle cose? No? Vedi dei nomi che finiscono per qualche Insky o Coff certo. eh? No, perché eh, sì, veramente abbiamo, abbiamo tolto un tappo a una pentola e loro hanno. Hanno ibridato e hanno reso. Ma questa cosa è successa altre volte nella storia, storia dell'umanità. No? Che le diaspore, in qualche modo poi hanno arricchito chi, chi riceveva. Quindi l'89 da questo punto di vista è double face rispetto alla società e rispetto alla scienza, va interpretato in maniera. In maniera... C'è una lettura completa. la conclusione è che il colpevole della rivoluzione francese è la <ride> <ride> Che prima ci sono le mutazioni nel campo. Della Però eravamo su un altro 89 eh, adesso. Eh, e non guarda, so. Ma non fa niente, è sempre è 89. Sentite, ci fermiamo un attimo perché ho ancora un paio di domande da farvi, ma prima abbiamo un'ultima lettura di Edoardo Leo accompagnato da Umberto Petrin. Qualche tempo dopo, mio papà mi convocò con alcuni guerrieri perché lo accompagnassimo in una spedizione. Presumevamo che si andasse a caccia, ma un che di sornione nei suoi modi mi diceva che doveva avere in mente qualche sorpresa. Per giorni e giorni se n'era rimasto accucciato a meditare, da solo, grugnendo, irritato quando qualcuno gli si avvicinava. E soprattutto, cosa davvero insolita per lui, non faceva nulla. Ma quella mattina mostrava di nuovo la consueta vivacità. Ci aiutava energico nei preparativi, aguzzando le lance alla fiamma, scegliendo le migliori lame di pietra per il viaggio. E intanto continuava a dare istruzioni a mamma. Infine partimmo, diretti verso oriente, attraverso la giungla. Bene, ragazzi, fece papà. Vi devo una spiegazione, ma non fatevi venire strane idee come quella di prendermi a sassate. Non provateci. Siete a tiro, io ho un sacco di munizioni e non avreste alcuna possibilità. Ci ho pensato un bel po' e ne ho anche parlato a fondo con le vostre madri. Voi quattro avete passato la pubertà, siete adulti a tutti gli effetti, siete cacciatori ben addestrati, ve la sapete cavare nella foresta, nella savana e in montagna. Siete in grado di mantenervi, inoltre, vantaggio del tutto eccezionale per ragazzi della vostra età, sapete dove ci si procura il fuoco selvatico e come lo si mantiene acceso. Ora per il bene della specie è tempo che vi troviate delle compagne e forniate delle famiglie vostre. E questo è il motivo per cui vi ho portato qui. A meno di 50 chilometri più a sud c'è un'altra orda e là troverete le compagne che vi servono. Ma papà, protestai, noi non vogliamo accoppiarci con delle estranee. Abbiamo già le nostre ragazze a casa. Credo proprio di no. Mi interruppe papà. Avrai una di quelle ragazze che stanno laggiù. Ma è assurdo papà, è già tutto stabilito. Tutti si accoppiano con le proprie sorelle. È l'unica cosa sensata da fare. Fino a ieri, affermò papà. Da oggi comincia l'esogamia. Ma è innaturale papà. Sai benissimo che gli animali non fanno simili distinzioni. Cioè una volta tanto qualcuno potrà anche uscire dall'orda, immagino, ma non è certo la regola. Ed è anche di una scomodità assurda, le nostre ragazze sono già lì, mentre queste, queste sono più vicine in realtà, disse papà. Ecco perché vi ho portati qui. Non riesco a capire perché dovremmo prenderci questa briga, che cos'hanno che non va le ragazze di casa nostra? Niente, rispose papà. Ma potrebbe finire male a fura di accoppiarsi tra consanguini. Dobbiamo rimescolare un po' i geni. Non è questa però la ragione principale. La ragione principale è che sono troppo facili, troppo accessibili, non presentano problemi e così offrono uno sfogo troppo disinibito alla libido indisciplinata. Se vogliamo un qualsiasi sviluppo culturale dobbiamo mettere sotto pressione le emozioni dell'individuo. In breve, un giovane maschio dovrà allontanarsi per trovare la sua compagna, corteggiarla, catturarla e lottare per lei. Selezione naturale. Ma possiamo benissimo lottare per le ragazze anche a casa. Anzi, si sa che finirà così, succede sempre. È come per gli animali: il maschio più forte vince, ed ecco ti servita la tua selezione naturale, se proprio ci tieni. Non è il tipo giusto di selezione naturale: non più. Sta diventando troppo pericoloso competere in famiglia per le donne, con tutte queste nuove armi mortali in circolazione, come le lance con la punta indurita a fuoco. Poteva andare bene finché i maschi tutt'al più si picchiavano in testa con le vecchie clave, ma non adesso. I tempi sono cambiati, o piuttosto non sono cambiati, ed è questo il guaio. Siamo più indietro di quanto credessi. Attardarsi come se fossimo contemporanei dello eppario non serve a niente, non funziona. In questo modo la specie ristagnerebbe e sarebbe fatale. Abbiamo il fuoco e non siamo capaci di farlo. Sappiamo procurarci la carne, ma passiamo metà del nostro tempo a masticarla. Alexander, tu sai disegnare, ma non sei in grado di fissare i tuoi disegni. Quanto a te, figliolo, tu credi di saper pensare, ma in realtà non puoi, perché la gamma delle cose che facciamo è troppo limitata. Ciò significa non poter estendere il nostro ridottissimo vocabolario e la nostra rudimentale grammatica, il che a sua volta comporta scarsa capacità di astrazione. Il linguaggio procede e nutre il pensiero, come sai. E in realtà è poco più che una cortesia chiamare linguaggio le poche centinaia di sostantivi di cui disponiamo, la ventina di verbi tutto fare, la misera scorta di preposizioni e suffissi e la continua necessità dell'enfasi, della gesticolazione, dell'onopatmatopea per rimediare alla scarsità dei casi e dei tempi. No, 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 figlioli miei, culturalmente siamo poco più evoluti del Pitecanthropus, sei rectus, il quale, credetemi, ha il destino segnato. Certo che è scomodo, non lo nego, ed è una cosa nuova. Ci vorrà un po' di tempo per farci l'abitudine, semmai ci riuscirà. L'idea me l'hanno data i castori. Loro fermano i fiumi. E guardate un po' che forza acquista la corrente quando passa nello stretto parco che lasciamo. Guardate le grandi cascate, per farvene un'idea. Guardatele bene e capirete ciò che intendo. Uno sbarramento per sviluppare una forza irresistibile. Solo che noi non siamo fiumi, e dunque è una cosa che dobbiamo fare nella testa. In questo momento io ho in testa una cateratta, dissi mi sedetti affondando il muso tra le mani. È difficile capire all'inizio, ma se dobbiamo acquisire una natura capace di individuare e risolvere problemi, è inevitabile possedere una morale e una coscienza e quindi difficoltà personali da sbrogliare con pena cercando magari sollievo nell'imporre la nostra volontà a oggetti inanimati che stanno fuori della nostra testa. E saremo molto infelici, osservai, tanto infelici da rinunciare ad agire. È la felicità che rende la vita interessante, neanche per sogno. Ribatte allegramente papà. Infiacchisce la felicità. Dalle tribolazioni private ti volgerai al lavoro mettendoci nuova energia. Non credo gli risposi. Con il tempo ci crederai. E devi ammettere che è piuttosto sensato evitare di contendersi sanguinosamente zie e sorelle. Alexander, che se n'era stato zitto, fino ad allora chiese. Ma come si fa a procurarsi queste ragazze di fuori? Le si corteggia, disse papà. E poi aggiunse dubbioso, almeno credo, un po' come fanno gli animali. Gonfiate il petto come i piccioni, oppure le guance come le rane, o fate venire le chiappe arancione, o qualcosa del genere. Ma io non ci riesco, obiettò Alexander, e comunque me ne vergognerei troppo. Qui ti volevo, esclamò papà. Dovrai arrangiarti, cavartela da solo, e quando sarete tutti felicemente accoppiati potrete portare a casa le ragazze, allora avremo una tribù invece di una semplice orda. Adesso filate e non cercate di seguire le mie tracce. I vostri trucchi li conosco tutti, sono buoni, ma ho 40 anni di esperienza a caccia. Vi posso garantire che vi conficco questa lancia nel diaframma, quanto è vero che Loplofenus era un felino. Andate. Grazie ancora a Umberto Petrini e anche a Edoardo Leo, la cui ultima lettura mi ha fatto venire in mente quanto è difficile rinunciare a un'idea radicata, però è un, tema, è un tema un pochino al di fuori della nostra chiacchierata di oggi. No? La rivoluzione no, no, non, è, eh, non è così banale. Si applica sia all'arte che alla scienza, in guarda, realtà, in realtà, siamo conservatori è proprio nell'animo. Conservatori tremendi. In realtà vi volevo portare su un altro tema che si applica sia all'arte che alla scienza viene in mente quasi sempre prima riguardo all'arte, la no? sindrome Standal davanti alla meravigliosa, la bellezza di un'opera d'arte. Però in realtà, anche nella scienza, in particolare in fisica e in matematica, nelle scienze dure, mm. c'è questa, questa pulsione all'arte. Prima, prima Ferroni ha citato simmetrie e antisimmetrie, che sono, sono qualcosa che in realtà la bellezza è in un'equazione. No? Si dice l'equazione di Dirac è l'equazione più bella del mondo. Ma eh. la bellezza è in un'equazione, a parte che ce la vedete solo voi fisici, eh, perché diciamocelo sinceramente. No, io ho visto anche qualcuno tatuato, ma, con sì, le sì, dire, anche sempre, col segno sbagliato. Però sono... un... allora non era un fisico no caso, lo so, no, però... i fisici non sono mai tatuati però ma quella... la, domanda, la domanda è ma eh, questa estetica la cercate o, o semplicemente la riconoscete cioè è, è la nostra testa che, che punta a qualcosa eh, di tema di prima sia Aristotile o Platone eh, no so. guarda eh, questa, questa, questa contraddizione va superata va bene? ora è un fatto no? è un fatto che quelle poche equazioni che eh, descrivono le parti del mondo e come funzionano sono equazioni ragionevolmente semplici che sono state costruite attraverso degli sforzi umani, però mm, non lo, forse la natura ha scelto questa, questa via, ma nel suo linguaggio che è la matematica permette di esprimere le leggi fondamentali della natura. In maniera ragionalmente semplice. Insomma, se un'equazione prende quattro pagine bene, che la dimostrazione del teorema di Fermat credo che, che di pagine ne prenda un 150, grosso modo, no? e viene fatta con la, con la forza dei calcolatori. No? Non lo so, diciamo che quella non sia elegante, vabbè, penso che ci possiamo mettere d'accordo no, su questo. Però ripeto, mh, le, 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 le quattro equazioni, insomma, cinque che. che che fanno funzionare quello che capiamo del mondo, insomma l'equazione di Einstein sulla realtà generale, l'equazione di Dirac sulla particella antiparticella, la Lagrangiana cosiddetta del modello standard. Sono cose carine anche a vedere, no? cioè lo, lo studente che è abituato, insomma, qui non nasciamo nel, nel, nell'uomo del di quel tempo, no? cioè uno è abituato ha visto tante cose, quindi a un certo punto il suo cervello ha preso del, si è plasmato in un certo modo, che, per cui l'eleganza se vuoi gli è stata anche imposta, mettila come ti pare, non è, non è un problema se è un pregiudizio, però sono equazioni abbastanza, abbastanza semplici, non credo che nessuno le cerchi di per sé, certo se uno riesce ad arrivare a una soluzione attraverso e, e, e la può esprimere in due modi, uno molto brutto e diciamo, uno molto semplice chiaro Sceglie quello, quello semplice. Però i principi sono quelli che vengono prima di queste equazioni. Cioè il principio di simmetria. Il principio di simmetria è un principio che, eh, se come ti ho spiegato, se fosse applicato eh, il mondo viene da un principio di simmetria, ma se il principio di simmetria non fosse stato in qualche modo disturbato da qualcosa che non capiamo, eh, il mondo come è non, non ci sarebbe, cioè non ci saremmo? No? Cioè, in ogni passaggio della, della rottura. Del, delle forze fondamentali, quelle che sono apparse a un certo punto a governare il mondo per come è. C'è sempre stata una rottura della simmetria, una rottura anche piccola, una rottura... ma insomma, adesso lo storico dell'arte mi, mi, mi darà atto che se tu prendi la foto di qualcuno, insomma, la, la tagli in due e poi la, la ribalti dall'altra parte, io credo che questa non sia una cosa che al nostro occhio risulta particolarmente elegante. No? Quindi ci deve, essere, ci deve essere qualcosa di, di più profondo del, del, no, dell'accettazione supina di un principio fondamentale. E questo Bisogna è interrotto. a tornare ai greci, anche, eh? lì. Anche, tornare lì ai greci? greci anche lì, eh? Eh. al più bizzarro di tutti quello che non mangiava fave a Pitagora. Adesso di Pitagora non sappiamo niente. Sappiamo tutto dai Pitagorici che ci raccontano un Pitagora che è mitico ma probabilmente è esistito. Loro inventano due o tre parole che noi usiamo ancora oggi, che sono gli insegnati, cioè i, quelli che passano di là dal, dal tendone perché hanno fatto... Mm -hmm. Di corso di preparazione all'intelligenza sono i mathemas e ancora oggi usiamo quella parola di matematica che l'hanno inventata Crotone, pensate che roba strana e usiamo un'altra parola che ha molto più senso di quella invece è disperatamente indefinibile che è la parola di bellezza che non esiste perché ognuno ha un nome diverso per bellezza quindi non può esistere però loro inventano una parola fondamentale allora che è la parola armonia e la parola armonia è una parola matematica, perché viene dall'equilibrio che loro stabiliscono fra i numeri, andando a indagare il cuore psicologico dell'En, che cos'è il numero doppio, cos'è il numero triplo, e arrivano fino al numero magico per eccellenza, che è il 5, all'interno del quale cominciano a fare gli incontri gli e, e, e gli equilibri, e arrivano poi alla definizione dell'equilibrio del numero aureo. Tutta questa roba la inventano loro, eh? Cioè, allora, esiste un'armonia che noi percepiamo nel mondo che genera la nostra comprensione e che ha un suo rapporto immediato, loro lo fanno sempre in sto studio, dicono la stessa cosa viene nella musica, perché tutto ciò che sta fra i numeri fanno una cosa banalissima, non so per car carino raccontarlo. Cioè prendono un orcio, lo riempiono a metà e fa toc. Poi riempiono la metà della metà e fa toc all'ottava superiore e dice porca miseria. Allora c'è un rapporto fra i volumi e la musica, stabiliscono questa cosa sulla corda tirata, inventano la prima perfezione dei numeri totali, quello che è la tetractis, cioè quattro numeri, uno, due, tre e quattro, dai quali discendono tutti i numeri esistenti. È la stessa cosa che trovano nella tetractis musicale, cioè quattro intervalli, tre intervalli che formano quattro note e ripetendo una seconda volta questi tre intervalli che formano quattro note con una piccola... si fa l'ottava. Allora tutto il cosmo è spiegabile. Questa è la cosa straordinaria. E lì nasce, sempre da quei tre menti greci, eh, e lì nasce questa nostra percezione unica di civiltà che è la chiave della nostra civiltà. Noi siamo convinti che il mondo dei numeri, il mondo della precisione del pensiero e il mondo delle arti siano in un qualche modo compenetrabili, fantastico. Poi accettiamo una cosa che arriva invece dall'altro pezzo, perché se no si fa un discorso un poco serio non vale la pena. Noi apriamo, apriamo un'altra roba, siamo anche eredi del profeta di cui parlavo prima e dal profeta viene un'altra forza assoluta nostra che è la negazione della grecità, quella di cui parla eh, con eh, passione Petrarca quando dice se non ci fossero i tempi moderni avremmo ancora la bellezza antica l'avesse detto due secoli dopo lo bruciavano eh? <ride> perché lui, dice, lui intuisce benissimo la cosa dice noi siamo andati in crisi per la cristianità e nel concetto di cristianità introduciamo una cosa che il greco non prevedeva la bellezza del male cioè quella cosa magnifica che entra nella teologia del XIII secolo che è il Cristo dolente che contraddice la cultura bizantina ed è la nostra scoperta. Noi scopriamo il pathos, cioè Giotto è bravo perché fa piangere i fratacchioni, cioè non c'era mai un fratacchione che piangeva in un basso rilievo greco antico. Stanno tutti contenti. Noi scopriamo che si può essere infelici. Allora mettiamo insieme il mondo del numero, il mondo delle armonie e l'infelicità. Queste tre cose insieme formano il cuore della nostra cultura medievale e ci trasformano in un'epoca moderna. Noi siamo qua ancora per quei motivi lì. Per arrivare, arrivare all'epoca all moderna, ma in particolare vorrei fare, perché siamo praticamente quasi in chiusura, una domanda ad Averio sull'aspetto, sul, voglio dire, di questa sua meravigliosa e sterminata cultura: qual è la sua percezione della scienza? Riconosce la scienza. Quello che ho chiesto a Ferroni prima è un valore estetico, cioè in quelle equazioni in cui da fisici, mi ci metto pure io che mi ci sono laureato, anche se non valgo nulla come fisico, ma eh, troviamo una bellezza in quelle cose di... lì. La trova anche lei. E eventualmente prima scorrevano delle immagini che io trovo meravigliose di LHC, questo acceleratore del CERN, con i rivelatori di particelle. Ci, può, ci si può trovare una, una vena di ispirazione artistica anche, anche in questi oggetti della tecnologia che ci sembrano perlomeno più freddi? Qui è la domanda, essendo io teosofico, è ovvio che trovo un equilibrio fra il mondo delle armonie e il mondo dei numeri e quindi il, numero, il mondo della scienza. Diversa è, e va sempre tenuta chiara questa distinzione, quello che passa fra scienza e tecnologia. Cioè una cosa è tutto il dibattito intorno all'essenza della materia, un'altra cosa è Oppenheimer e la bomba che fanno in America, non c'entra niente l'uno con l'altro. Se non teniamo conto di questi distinguo, si riesca di correre in aree di pasticcio. Cioè una cosa è la scoperta dell'elettricità, l'altra cosa è la sedia elettrica, cioè non è la, per essere più banali, no? eh? ma sono due scoperte altrettanto... Per chi è stato per il Niger che senza è stato la messo prima non ci sarebbe no, stata esatto, la seconda ma il Niger però, eh. che prende la scossa elettrica perché ha fatto delle porcherie, non ne le frega niente della scienza, gli frega la scossa elettrica <ride> e delle conseguenze. Quindi questi elementi vanno tenuti in un qualche modo separati, sapendo che mentre la scienza come l'arte ha il diritto a una libertà di tipo filosofico totale, la sua applicazione crede, chiede una cosa che poi, senza la quale non funziona più nulla, che è l'etica. C'è l'altra la, la, conferenza che faremo, per l'altro se sì. la, te la avanti. <ride> sì, è una porta però che bisogna tenere aperta, altrimenti non si capisce dove si va a finire. Ed è quella che apre tantissime domande no? sulla nostra mutazione personale, per esempio, su che cosa sarà l'intelligenza condivisa, che cosa sta succedendo oggi, per esempio, con questo fatto che la rete è così intelligente da essere viva sempre. La rete non dorme mai, poi quando dormo io c'è il cinese sveglio. E il cinese sveglio è molto più sveglio quello di quello Quello c'era anche prima della rete. Ma tu non lo no, no, <ride> potevi. Non ci no, si no, comunicava no, no, il cinese no, sveglio, no, sveglio no, prima no, della rete. E poi il cinese è tanto. <ride> Quindi ci <ride> sono misure che cambiano. Questa è la frontiera che stiamo affrontando. Ma non tener conto della eh, valenza proprio autonoma e dei parallelismi, senza, sarebbe un errore. Questo è un <ride> tema. Così come ne stiamo Questo... affrontando in biologia e in intelligenza Questo, però, è un, tema, è un tema profondo: nel senso che la conferenza su etica e scienza, che dovremmo pur fare, ne ho fatta recentemente una a Milano alla Bocconi con gli studenti. Mm. Ha una trasformazione profonda da quella che è la bomba di Oppenheimer, che è una decisione cosciente di un governo che mobilita risorse infinite e vuole una cosa e la ottiene anche sotto la spinta emotiva del nemico e della cosa, rispetto all'etica di quello che tu puoi fare in un laboratorio tu solo con degli strumenti che costano 10.000 euro e puoi cambiare il genoma di un organismo. E, eh, mette, e, e probabilmente determinare un'evoluzione di, di una specie. Cioè, oggi la, la, il problema dell'etica della scienza sì, possiamo, si gioca sull'individuo e su quello che può fare in un passo. Prendere l'esempio banale ah, di quella trasformazione del sistema morfina per ah, beh, i soldati vabbè. feriti, e siccome sono feriti, sono eroi, e si certo. fa questa roba nuova che si chiama eroina. Ah, beh, sì. È una scoperta tecnologica, non scientifica, no, no, certo. le sue conseguenze, eh, ormai il mondo le ha viste. Quindi senza etica non funziona la scienza eh no, so. cioè senza una visione di ciò che dovrebbe essere il percorso dell'umanità non funziona. E qui vi fermo perché il discorso di scienza etica no, no, è, è, è altre cure dentro, eh Beh, lo facciamo anche, per un'altra conferenza, è... dopo ci mettiamo d'accordo. Vorrei chiedere a Edoardo Leo di raggiungerci per un paio di domande che volevo fare a lui. Se... Eccolo. Eccolo qua. Eh, sì. Però devi prenderti il gelato perché, perché non abbiamo non ti hanno microfonato. Un paio di domande che volevo sì. farti perché per, prendendo spunto dal fatto che tu sei attore ma sei anche eh, sceneggiatore e regista. Allora da una parte come attore Smetto Quando Voglio interpretavi eh, un ricercatore in neurobiologia e allora ti volevo chiedere, eh, dopo averti ringraziato per le splendide letture che ci hai fatto da quello splendido libro che è L'uomo scimmia del Pleistocene, eh, qual è il tuo rapporto nella realtà con la scienza? perché il, il neurobiologo di Smetto quando voglio era un po' così sui generis. Il mio rapporto con la scienza. Vabbè vi leggo un'altra cosa, dai... Che... No, è stato cioè, da studente disastroso. E infatti quando abbiamo, fatto, quando abbiamo girato Smetto quando voglio dove appunto interpretavo un, un, un neurobiologo addirittura. E... Precario però. Sì, precario, ovviamente. Vabbè. insomma Sta già dentro la parola, cioè, neurobiologo è già proprio dentro. C'è già scritto, no? E, ovviamente c'è stato un consulente di chimica che mi ha, cioè, mi hanno messo un consulente vicino che ha tentato di erudirmi su alcune, su, quantomeno sulle cose che dicevo nel film perché dicevo delle formule, non sapevo minimamente cosa dicessi. E, e dopo che ho fatto questa cosa, non è cambiato niente, nel senso, ho continuato a non capire niente di quello che dicevo, però lo dicevo con una grande convinzione per cui. Sembrava che, sembrava che fosse a molti che lo fanno all'esame a molti fanno lo fanno all'esame non ti preoccupare l'importante è riuscire a convincere gli altri insomma è un mestiere cosa? di finzione per necessità per cui ovviamente c'era ma insieme anche agli altri attori a volte ci domandavamo, leggiamo delle scene in cui parlavamo di formule chimiche e a un certo punto ci dicevamo ma che, che stiamo dicendo <ride> però, però, però sapevamo che era tutto vero nel senso che tutte le formule erano realistiche. E era poi c'è stato qualche nerd che si è lamentato e ha detto: No, oh, no, non era proprio così. Ma non, me lo diceva a sì. me, che io dico, guarda, io. Ma, guarda, cioè, <ride> ti prendo, non so proprio di che stiamo parlando. So, per cui, così, perché ti aveva scambiato per un neurobiologo, vero? Beh, certo, sì, no? sì, ma questa è un'ottima un notizia, sì. Senti, invece, invece, per quanto riguarda l'attività di sceneggiatore e di regista ti riconosci nel, nel, nell'aspetto di curiosità del processo creativo di cui si è parlato per le arti figurative da una parte e per le scienze dall'altra? Eh, la sceneggiatura è un discorso molto, molto particolare nel senso che da una parte sì, però eh, non so come dire, c'è cioè, qualcosa... Legato all'arte della scengiatura, che, che è molto artigiano, eh, cioè qual è qualcosa di molto più matematico di quanto si possa pensare. Sì. E, sì. e infatti da questo punto di vista sono insomma entra perfettamente in questo discorso. Ma eh, magari uno pensa che scrive un film quando, quando è molto ispirato, sente un suo momento artistico e pensa di poter scrivere un film. Marquez diceva speriamo che l'ispirazione ti venga mentre stai lavorando, perché se non stai facendo niente è difficile. <ride> ti è. Eh, poi però ecco, tutta questa, questa, questa parte artistica dobbiamo incalanarla in dei... In dei degli stilemi molto precisi, la sceneggiatura prevede proprio le cose che, che senza le quali disperdiamo il valore artistico di quello che facciamo. Abbiamo bisogno proprio di, di, di schemi dentro i quali mettere le, le storie, di, di, di archi da tirare di personaggi, da far tornare. È tutto molto, molto, dobbiamo come dire, far credere al pubblico che non, che, non è, che non sia costruito, lo è, lo è profondamente. Beh, insomma, è questa bene. cosa di liberare la creatività da una parte e farla rientrare in schemi dall'altra è l'argomento di una terza conferenza che, che organizzeremo. Perché a questo punto dobbiamo. Non dovreste fare anche rapporto con la musica. Ma certamente. Anche, ma certamente, eh? anche rapporto comunque... con le sedie, perché perché non ce ne sono più, sono scherzi, finite scherzi. Scherzi. E, scherzi. E, e comunque perché a questo punto dobbiamo assolutamente per forza chiudere, tra l'altro pensando a quello che diceva Edoardo poco fa mi viene in mente che un monumento per il rapporto tra creatività e, 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 e schemi è un writing di Stephen King per quanto mi riguarda, che è una meraviglia sul lavoro di scrivere per cui anche quello, se avete il tempo di leggervi quelle 1600 pagine, quante sono, trovatelo siamo Intanto, arrivati a 3400 siamo arrivati a 3400 tra tutti Intanto, io ringrazio ovviamente Edoardo Leo, Umberto Grazie. Petrin, Filippo Daverio e Fernando Ferroni. Ringrazio la regia della serata e, della, e di tutta la giornata Francesca Scianetti e Fabio Vignaroli, l'ufficio di comunicazione dell'INFN che ha organizzato questo splendido evento, Pierluigi Paolucci che oggi ci ha dato uno spettacolo meraviglioso, responsabile del progetto Art and Science Across Italy e il Teatro Diana per l'Ospitalità e tutti voi e vi auguro buona serata.